Ciao a tutti e benvenuti in questo bagno. Questo è il bagno dell'hotel nel quale starò per una decina di giorni. Sono in Norvegia, un hotel dove in pieno stile scandinavo praticamente i bagni sono assolutamente minimal. Minimal vuol dire, ve lo farei vedere, che al di là di questa cosa qua dietro non c'è un posto per appendere nulla, tant'è che io mi sono portato l'accappatoio ed è appeso alla porta. E non c'è nemmeno il piatto della doccia, c'è direttamente le piastrelle per terra e ovviamente c'è una pendenza che fa in modo che l'acqua non vada in giro, però insomma è veramente una cosa minimal. E in questo bagno minimal io oggi mi vado a fare questa prima sbarbata norvegese. Non ho una barba lunghissima, una barba di 2 giorni e mezzo, però insomma domani ho delle riunioni al lavoro e pertanto sarà il caso di fare la barba. Cosa ho scelto per la barba di oggi? Ho scelto un prodotto che è un po' uscito dai radar ultimamente, nel senso che il proprietario dell'azienda che fa questo prodotto, che peraltro avevo intervistato sul canale, è un po' scomparso, non si vede più da un po'. Il prodotto è Loch Lomond Bearskin & Tunic. Ok? Lo apro, l'ho già usato come vedete, adesso io vado a mettere della, perché era più di un anno che ce l'avevo nel cassetto e avendolo nel cassetto da più di un anno sostanzialmente era diventato durissimo. Usandolo è venuto, intanto è venuto fuori il suo profumo che ho scelto proprio perché venivo in Norvegia, no? Allora, intanto ragazzi, scusate, piccola parentesi. E fatemi sapere com'è l'inquadratura così, nel senso che ho zoomato un pochino senza però arrivare allo zoom di quando si attacca lo stabilizzatore d'immagine, così dovreste vedere più viso, l'autofocus della macchinetta dovrebbe avere meno problemi a inquadrare il mio viso e contestualmente vedete però anche un pochino dello sfondo dietro di queste piastrelle del bagno. Oh, quali sono i prodotti di oggi? Sono il Loch Lomond, non ho portato un pre-barba perché lo spazio era quello all'interno del bagaglio, quindi non c'è un pre-barba. Poi ho portato il Rex Envoy, eccolo qui, ve lo faccio vedere. Rex Envoy che sostanzialmente... perché lo metto a fuoco? Ecco, mo lo metto a fuoco. Rex Envoy, che praticamente è uno dei miei rasoi preferiti. Ne ho portati altri due perché chiaramente ci saranno altre sbarbate in questi giorni, poi vedrete di razionare del tempo, però ecco, questo è il rasoio che andremo ad armare con una Bolzano Super Inox, ok? Eccola qui, Bolzano Super Inox, la vediamo qui sotto mentre il sapone si sta ancora ammorbidendo un pochino. Andiamo ad aprire. Rasatura rapida e dolcissima. Va bene, al di là delle promesse, andiamo ad aprire la lametta. Eccola qui. Bolzano Super Inox. Eccola qui. L'andiamo a vedere anche qui sopra. La facciamo mettere a fuoco, di modo che lui, ecco, mette a fuoco la lametta. Mannaggia a te. Eccola qui. Questa era la lametta. La lametta che andiamo a mettere sul nostro Rex Envoy. Non ho portato il pre-barba, però ho portato il dopo barba. Evidentemente non avevo, diciamo, la possibilità di portare tanti dopo barba, no? Per magari fare più di un video, non avevo la possibilità nemmeno di portare un dopo barba da, diciamo, delle dimensioni normali, quindi ho portato questo qui. Questo qui è un campioncino gratuito di Conclusion di Have a Great Shave, che però dovrebbe bastare tranquillamente per 3-4 sbarbate. Per questo campioncino io ringrazio Pier Giorgio che me lo ha regalato, perché lui aveva già il dopo barba intero nella confezione completa. Bagnato anche il pennello, iniziamo con il montaggio, o meglio con il prelievo.
come vedete, essendo stato molto bagnato, no? A parte il fatto che si sono staccati pezzettini di sapone, perché essendo un sapone artigianale, questo non è pressato all'interno della cosa, è semplicemente versato. Però al di là di quello, lui fa subito una schiuma molto molto liquida, che quindi io ho lasciato un po' cadere, perché a me interessa che in realtà poi dopo resti una schiuma più densa, no? Quindi qui, che è più densa e più schiumosa. Dicevo, le ragioni per cui ho scelto questo sapone sono oggettivamente che profuma di umido. Profuma di questo Loch Lomond, io non conosco, non ci sono mai stato, ma insomma è un sapone che profuma di terra bagnata, di erba bagnata, un po' di muschio, di inverno, insomma, e mi sembrava idoneo alla Norvegia. Effettivamente non mi sbagliavo perché, nonostante in Italia ci siano ancora 25, 26, 28 gradi, a seconda del posto, qui non saliamo sopra i 15, 16, 17. Paese molto molto carino, vi farei vedere le foto della cittadina dove sono, davvero carina, pittoresca, però non ci vivrei nemmeno pagato. Oh, il sapone, vi dico che con i saponi di questa azienda, di questa, sì, beh, un'azienda, ancorché molto molto piccola, diciamo una ditta individuale. E con i saponi di questa azienda io precedentemente avevo avuto difficoltà nel montaggio perché non era all'altezza. La ragione è che sostanzialmente non li ammorbidivo a sufficienza. Ho scoperto questa cosa, o meglio, mi sono reso conto dell'errore sostanzialmente, e adesso avete visto, bastano 2-3 minuti di acqua. Che la protezione è uno spettacolo e il sapone, insomma, monta nella maniera corretta. Allora, l'impressione, sempre nell'imparare a usare questa macchinetta, è che io debba dargli un tipo di soggetto fisso, cioè adesso lei sta lavorando in automatico, quindi passa automaticamente dal paesaggio al panorama, che ne so, al macro piuttosto che al ritratto. E questo fa sì, secondo me, che stia continuamente a zoomare avanti e indietro. Qualcuno di voi me l'ha fatto notare e vi ringrazio. Però non avevo pensato a cosa potesse essere. Ecco, io penso che possa essere questo.
Poi immagino di dover ordinare su Amazon una di quelle cartine bianche, no? Che servono per fare il bilanciamento bianco, perché secondo me i video ne possono trarre, diciamo, un discreto vantaggio. Io tra l'altro qua penso di aver fatto una basetta visibilmente più lunga di quell'altra. Oh, probabilmente con un po' di prebarba sarebbe stato decisamente meglio, perché questo è un sapone, diciamo, un sapone onesto, un sapone che costa poco e che quindi non rende in maniera, no, super performante. Fa ciò che deve, in maniera onesta, come abbiamo detto. Adesso un minimo di concentrazione per cercare di pareggiare la basetta. Che è para? Mi sembra para? Forse adesso sono andato da quell'altra parte. Così dovrebbero essere. Dovrebbero essere giuste. Oh, per le prossime sbarbate vi dico che mi sono portato tutti i campioncini di Taylor Hall Bond Street che avevo a casa, perché se sti campioncini non li uso in viaggio, quando li uso? Però c'è un però: sto cercando, ancorché io non abbia una camera qui, mia moglie purtroppo non c'è, io sono qui per lavoro, quindi mia moglie non c'è, però sto cercando un barbiere per fare, diciamo, un video. Vedremo come viene la ripresa, senza nessuno che la faccia per me, però ecco, la farò tipo selfie, ragazzi. Quindi c'ho tutti questi campioncini gratuiti, ma spero vivamente di non usarli, semplicemente perché in questo modo vi porto sul canale un contenuto nuovo.
Allora, mi sono un po' tagliato, no? Ho fatto qualche taglietto, ma voglio dire, le Bolzano le ho sempre trovate delle lamette interessanti, ma non sono mai riuscito a interpretarle proprio nella maniera corretta. Mi hanno sempre un pochino, diciamo, tagliuzzato, no? È sempre stato così, vabbè, ma nel senso, io lo so e quindi non mi aspetto nulla di diverso. Tutto sommato, però, la sbarbata è soddisfacente. Qua sotto mi sono irritato un pochino, e quindi adesso 2 o 3 giorni senza fare la barba e poi si ricomincia. Apriamo conclusion, che è davvero eccezionale. Alcolicità giusta, non brucia eccessivamente, anche se insomma ci sono un pochino di taglietti in giro, ma va bene così, insomma, dai, mi ritengo soddisfatto, ragazzi. Qualche red point, ma diciamo oggi ho lavorato tutto il giorno, domani mattina mi sciacquo la faccia, saranno andati via, la pelle sarà insomma buona, poi dopo metterò la cremina, le cose, e andiamo a lavorare tranquilli e sereni. E io direi che con questo, ragazzi, per oggi è tutto, e dal mio bagno norvegese vi dico che come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!